Oggi siamo di fronte alla grande occasione di esprimere il nostro essere fratelli, di essere altri buoni samaritani che prendono su di sé il dolore dei fallimenti, invece di fomentare odi e risentimenti. Non dobbiamo aspettare tutto da coloro che ci governano, sarebbe infantile. Lo abbiamo appena sentito nel testo che abbiamo letto, nel numero 77 dell'enciclica. Papa Francesco fa una traduzione molto interessante nella vita quotidiana e allo stesso tempo nella vita alta, nella politica, della parabola che stiamo analizzando. Che cosa ci insegna il viandante, dice il Papa? Che non è che bisogna prepararsi in chissà quali modi per fare del bene. È spontaneo fare del bene, come il viandante. L'ultima cosa che si aspettava quel giorno era di dover soccorrere un ferito. Eppure l'ha fatto. E, come dice la parabola, non è che ha smesso di vivere la sua vita, perché l'ha accompagnato in una locanda ed è tornato giustamente alle sue mansioni e ai suoi compiti. Per cui Papa Francesco dice: lo scopo della lettura e della meditazione della parabola del buon samaritano è anche ricordarci che ognuno può fare qualcosa per rendere il mondo più fraterno, per davvero realizzare questo ideale di una fraternità universale. Non bisogna aspettare che siano gli altri a mettere in moto, dice, grandi meccanismi. Servirà anche quello, lo spiegherà nel capitolo sulla buona politica, ma adesso, dice il Papa, ci sta a cuore comprendere che tutti siamo attori del bene, mentre, come dice più avanti, spesso non ci accorgiamo che siamo attori del male. Dice, no, magari non voluti, no, ci tocca, dice, anche se tante volte ci troviamo immersi e condannati a ripetere la logica dei violenti, di quanto nutrono ambizioni solo per sé e diffondono la confusione e la menzogna. Non ci accorgiamo, spesso magari il lavoro che facciamo ci porta a respirare e a vivere queste logiche. Bene, il Papa dice, a maggior ragione dobbiamo, in un mondo che ci insegna queste logiche, porre gesti semplici da buon samaritano, gesti che seminano amore, gesti che seminano fraternità. È da lì, dice il Papa, che poi tutti potranno trarre le energie per immaginare comportamenti diversi e costruire anche forme di organizzazione sociale diverse. In effetti, lo diceva soprattutto nel primo capitolo, chi l'ha letto con attenzione se ne è accorto, il Papa dice: il potere dei media, il potere della comunicazione di generare, di esasperare i conflitti è legato anche al fatto che la gente li assorbe troppo passivamente. Diventiamo fatalisti, l'ha ripetuto più volte Papa Francesco nel primo capitolo, diventiamo persone che dicono non può che andare male, tutto non può che andare male. Il rischio è che la pandemia che abbiamo vissuto abbia addirittura ancora aumentato il fatalismo, dicendo effettivamente che cosa possiamo fare di fronte a una tragedia così immane. E invece il Papa dice no, impariamo dal buon samaritano, impariamo da questo viandante che non si prefigge di cambiare il mondo, ma di fronte a un male concreto, a un bisogno d'aiuto concreto, dice questo sì, questo lo posso fare, questo effettivamente è alla mia portata e quindi mi metto in campo. Il segreto, dice, di questo comportamento del buon samaritano è che insegna un atteggiamento, dice il Papa, che le nostre società occidentali, soprattutto la società europea, l'ha ripetuto più volte all'Europa, questa idea Papa Francesco, ha perso, che la capacità di tornare a cominciare, a ricominciare i processi di crescita. Papa Francesco ha detto una volta con un'immagine, è un mago delle metafore, il Papa, con un'immagine molto pregnante, Papa Francesco ha detto che l'Europa rischia di essere come quella nonna che non è più capace di avere nipotini, che non gioisce nel vedere i nipotini. Ha perso questa capacità di vedere il ciclo della vita, che la vita ha bisogno di ripartire. La parabola del buon samaritano, dice il Papa, ci deve insegnare questo nella vita di ogni giorno. Se non poniamo gesti di amore gratuito, gesti semplici di amore concreto, di aiuto a chi soffre, non ripartiremo mai. Rimarremo ripiegati sui nostri dolori, sulle nostre tristezze. Il modo migliore per uscire dalle nostre tristezze, dice il Papa, è quello di interessarci all'altro, alle sue fatiche, di condividerle, di condividere anche le sue gioie e in questo modo di ripartire, di ricominciare.